Benvenuti amici del canale Tony Spy, soprattutto oggi amanti delle macchine da scrivere. Tenetevi forte, allacciate le cinture perché oggi vi farò vedere qualcosa di cui nessuno su YouTube Italia vi farà mai vedere sulle macchine da scrivere, che vi potrà aiutare a scrivere molto più velocemente. Sigla! Eccoci dunque, di cosa parleremo oggi? Allora, oggi parleremo di dattilografia che ai tempi si studiava a scuola e ma che nei miei tempi si chiamava videoscrittura perché si faceva con i PC, con i computer, su software come Office, nello specifico Word, videoscrittura. Perché cosa serve tutto questo? Per riuscire a utilizzare tutte le dita di una mano per poter scrivere e quindi velocizzare il processo di scrittura. Ma io ho fatto videoscrittura alle superiori e quindi sono un po' facilitato in questa procedura. E la cosa che cambia sostanzialmente è che nelle tastiere dei PC basta un minimo di sfioramento per poter scrivere la lettera desiderata. In questo caso invece ci vuole molta più pratica perché si deve esercitare una determinata pressione sul tasto e quindi ci vuole un po' più tempo per imparare, anche perché la disposizione, per questo caso sono tastiere italiane, invece le tastiere dei nostri computer sono in inglese e quindi bisogna anche capire la diversa disposizione delle lettere, però vi dico, si può fare. Ma cos'è che ci può aiutare in questo processo di apprendimento? Un file audio che ho trovato nel web, edito da Olivetti, venduto insieme alla Olivetti lettera 22, nella verso fine anni 50. Di questo brano fu artefice anche Mario Soldati. Quindi, tanta roba, davvero. In questa traccia audio che raccoglie sia la musica che va a ritmare i passaggi di scrittura, ci sono tramite questi esercizi che vanno fatti per riuscire a scrivere a macchina a scrivere con tutte le dita. Ragazzi, non venitemi a dire, sì, io sul computer faccio anche sulla macchina da scrivere. No, perché vi posso garantire che con la tastiera fisica di un PC lo sfioramento è minimo. Qua invece ci vuole tra virgolette anche la coordinazione da parte dei muscoli delle dita per fare la giusta pressione, perché altrimenti o scriviamo troppo violentemente o troppo poco e quindi la lettera non andrà a imprimersi sulla carta. È un processo un po' particolare, ma ragazzi, si può fare. Io dopo 2 volte che ho scostato questa traccia musicale da un'ora sono riuscito a scrivere con tutte le dita delle mani. Ovviamente sto acquisendo man mano un po' di velocità, però vi dico, l'importante è riuscire a acquisire il metodo, poi la velocità verrà da sé. Non pensate di diventare in pochi giorni dei talenti, ok? A fare 500 battute al minuto, che ne so. Quindi vi faccio vedere di cosa si tratta. Andremo a ascoltare un pezzettino di questo, diciamo così, file musicale e andremo a fare l'esercitazione. D'accordo? Dai, partiamo. Eccoci dunque all'atto pratico degli esercizi dattilografici che ci aiuteranno a prendere più confidenza con questi fantastici macchinari da ufficio vintage. Quindi potremo sviluppare la nostra passione in modo che possiamo utilizzare in maniera migliore e più efficiente queste bellissime macchine da scrivere. Quindi abbiamo già scritto esercizi, adesso non so se lo leggete perché c'è un po' di contenuto, c'è luce, esercizi di dattilografia. Allora, questa stessa cosa per la videoscrittura. La posizione base delle dita va
Per la mano sinistra, A, S, D, F, il pollice della mano sinistra, insomma, non va a premere nessun tasto. Invece, per la mano destra, si va su M, L, K, J. Ovviamente ogni dita andrà a schiacciare pulsanti in basso e in alto. Per esempio, l'indice va a fare F, R, T, G, C, V, 4 e 5. E questa parte qua andrà a fare Y, U, H, B, N. Il pollice della mano destra andrà a spaziare. Facciamo partire il file. Primo esercizio. Preparatevi a scrivere con il mignolo e l'anulare della mano sinistra. Dovete eseguire più volte il gruppo A, S, A, spazio. Scrivete cadenzatamente, seguendo il ritmo musicale. Esecuzione. Sentite come il ritmo musicale accompagna le battute? Tutto studiato apposta per facilitare il compito. E questo file musicale va a esercitare a fare tutti i tasti per ogni singolo dito della mano e anche in accoppiate particolari delle accentate e di altro. Quindi adesso questa parte qua, M, L, M spazio. Il più difficile da usare è proprio il mignolo. E l'anulare, ma l'anulare ancora al mignolo farete fatica a fare la pressione idonea. Sentite, insomma, il mio allenato, però il vostro potrebbe anche non esserlo, e quindi nelle prime sedute di scrittura potrebbe venire veramente male a questa zona qua della mano. La mano destra dovrà anche battere il tasto U accentata. Vedete, la U Aspetta accentata l'esecuzione è questa qua. del battito. Soltanto la M. Può sembrare una cavolata, ma i primi giorni non riuscite a farlo questo esercizio. Se non avete le mani molto allenate, se siete alla fine della pagina, siete ad andare a capo. E quindi tutti gli esercizi si strutturano in questo modo. Ora non ve lo faccio ascoltare tutto perché è molto lungo, quindi un'ora di ascolto, ma vi lascerò il link di un video su YouTube dove c'è la versione integrale dell'audio, potete ascoltarlo. Torniamo alle conclusioni. Ebbene amici, siamo arrivati al termine di questo video che spero sia stato interessante. Come ho detto all'inizio, nessuno tra l'altro in Italia parla di macchine da scrivere con una certa frequenza, soprattutto delle proprie esperienze personali. Questo tutorial, men che meno. Spero che vi sia piaciuto. Vi dico che da quando ho trovato questo sistema di scrittura, non vado più con i due indici, vado di tutte le dita. Ormai l'ho acquisito, sono facilitato perché io tutti gli anni delle superiori ho fatto videoscrittura, quindi che poi videoscrittura
a livello di PC significa scrivere la tastiera senza guardare, ma osservando lo schermo. Quindi alla fine qua vai a osservare invece che lo schermo la carta che stai scrivendo. Quindi ragazzi, vi dico, non è impossibile, non è neanche strasemplice da imparare, ve lo dico già. Provateci, perché se amate scrivere con le vostre macchine da scrivere, insomma, usare sempre i due indici. Sì, magari sei un po' più lento, però sei più nella tua comfort zone. Invece uscite da questa comfort zone ed entrate in quella dove si scrive con 9 dita, perché comunque alla fine l'unico che non si va a utilizzare è il pollice della mano sinistra. Tutti gli altri hanno un suo determinato compito e niente. Quindi da quando ho trovato questo metodo, l'ho ascoltato 2 volte, questo file multimediale di 1 ora. E poi ho acquisito, come potete vedere nel mettete like, sono anche abbastanza velocino ormai. Però vi dico, un altro consiglio, usatelo, fatelo questo sistema in macchine da scrivere che siano portatili o semi standard, quindi o tipo la semi standard che ho usato oggi, la Studio 45, o le portatili tipo, vabbè, parliamo di Olivetti, le 322, che era quella tra virgolette a cui era destinato, ok, questo che all'epoca era uscito 33 giri, bellissimo, infatti è un pezzo da collezione questo disco 33 giri, perché una volta non è che ti davano, che ne so, dicevano vabbè, dacci la tua mail, ti mandiamo il file multimediale che te lo ascolti, ragazzi, parliamo del 59, quindi la lettera 22 veniva fornita di questo 33 giri, stupendo, anche dalla grafica in pieno stile olivettiano, e che dire, tutto quello che ha fatto questa azienda nel corso degli anni, soprattutto nell'era Adriano Olivetti, è a dir poco stupendo, veramente bellissimo, cioè veramente la bellezza che si incarna sia in questi magnifici strumenti di scrittura che nella filosofia Olivetti, nel design Olivetti. Proprio la vera e propria ricerca del bello in ogni punto di vista. Quindi, ragazzi, compratevi una macchina da scrivere se hai visto questo video e non ne hai uno, e provaci a scrivere in questa maniera. Sarai, quando ci riuscirai come me, sarà una gioia incontenibile. E ci vediamo in un prossimo video. Potremo parlare di Aurora. Penne stilografiche Aurora, sì, parleremo di quello. Ciao!